Ciao a tutti, buonasera. Questa volta vi presento una progressione armonica molto interessante basata sulla tonalità di Do maggiore. E adesso vediamo di analizzare un po' tutti gli accordi che avete visto nel video. E partiamo proprio da un Do maggiore con la settima maggiore o Do maggiore settima, presente qui al terzo capotasto. Poi il secondo accordo è un Do diesis diminuito, che poi è un sostituto della settima, sarebbe come dire una settima con la nona bemolle con la terza al basso. Poi un Re minore settima, poi un Sol settima al terzo capotasto, di nuovo un Re minore settima, un Sol settima quinta più. Io qui ci metterei un Mi minore settima, però con la quinta al basso, che è il Si, fatto qui al quinto capotasto, sostituto del Do, tra l'altro. Poi questo potrebbe essere anche un Si bemolle minore sesta, ma a noi non interessa come Si bemolle minore sesta, ci interessa come sostituto della settima, quindi diventa una settima quinta più con la nona bemolle al basso, cioè con il Si bemolle al basso. E questo risolve su Re minore. Qui il sostituto del Re minore è un Fa maggiore settima o Fa settima maggiore con la terza al basso in primo rivolto. Anche qui questo è un sostituto del Sol settima, sarebbe anche un La bemolle minore sesta, però a noi interessa come sostituto del Sol settima perché c'è la quinta più, che è appunto il Re diesis, e poi c'è la nona bemolle, che è appunto il La bemolle sulla sesta corda. E poi questo sostituto del Do, anche se è un Sol sesta come posizione, poi è anche un rivolto del Mi minore settima, che anche quello sostituirebbe il Do. Poi questo è un sostituto del Do settima sul tritono, quindi è un Sol bemolle settima quinta meno, e risolve su Fa settima maggiore. Questo è un sostituto sul sottodominante minore, cioè sostituisci il Fa minore per risolvere a Do, ed è un Si bemolle nona fatto con una posizione aperta. Poi di nuovo Do settima maggiore, poi La settima quinta più al quinto capotasto, siamo sul ciclo delle quinte, dopo una settima ci andrebbe una Re settima, e questo è un sostituto del Re settima, praticamente è un La minore sesta nona fatto qui con il basso sulla quarta corda al quarto capotasto. Poi Fa settima maggiore, sostituto anche del Re minore. Poi Mi minore settima, sostituto del Do. Poi un Mi bemolle diminuito, che poi sostituisce in questo caso anche il Re settima, e poi Re minore settima, questo qui sarebbe un Do diesis nona più, però io preferisco considerarlo un Sol tredicesima con la quinta bemolle al basso, risolvere su Do settima più nona. Poi qui c'è un sol settima con la nona più e la quinta più, nona più che c'è un Si naturale,
che è la terza, poi c'è il Fa che è la settima, poi c'è il Si bemolle che è la nona più e il Mi bemolle Re diesis che è la quinta più. Infine un Do settima maggiore con questa posizione aperta completata da corde vuote. Beh, direi che ci siamo capiti, è comunque una progressione molto interessante anche perché se vedete molti bassi scalano sempre o crescono o calano di un semitono, quindi è proprio interessante per l'orecchio, per l'ear timing. Ok, ciao a tutti, buonasera.